Benvenuto, bentornato a un nuovo video, io sono Cima Biondo. Oggi parliamo di Commander, una delle prime volte sul mio canale in realtà. Questi quattro precostruiti di Blumborough sono incredibili, sono bellissimi e hanno tutti dei temi unici, quindi sarà molto divertente anche giocarli fra di loro. Quindi io consiglio sempre, ragazzi, prendetevi dei mazzi precostruiti, trovate degli amici, giocate tutti insieme e poi piano piano si possono fare miglioramenti a questi mazzi qua. E quindi io, oltre a spiegarvi un po' le strategie di base di questi mazzi qua, vi dirò anche degli upgrade, quindi dei miglioramenti da fare a questo mazzo, semplici ed economici, qualcosa di più costoso, e magari vi propongo anche delle combo fighe che ci sono nel Commander. Quindi iniziamo col primo, il Animali Agguerriti, bellissimo, col comandante bello Bard of the Brambles. Questo 3-3 costo 3, quindi non costa molto tanto di mana. Durante il nostro turno, ogni artefatto non equipaggiamento e ogni incantesimo non aura che controlliamo con valore di mana 4 più diventano delle creature 4-4 elementali che dicono con indistruttibile e rapidità. E ogni volta che queste creature fanno danno al combattimento a un giocatore, peschiamo una carta. Questo comandante è estremamente forte, anche perché veramente noi quando lo facciamo magari abbiamo già settato il nostro board, il nostro campo di battaglia pieno di artefatti, e lui semplicemente arriva, li anima tutti e attacca con tutti. Questo qua è un procione arrabbiatissimo. Mentre il comandante, quello alternativo per questo mazzo qua, è Wild Seer Scouring Maw, questo 6-6, questo 5, contravolgere, che dice che ogni incantesimo a cascata, quindi forte, forte anche questo, anche se bello, secondo me, se si costruisce il mazzo in una certa maniera è incredibilmente forte. Carte chiave, strategia base, dobbiamo fare, cercare di fare più cose possibili sul campo di battaglia, e poi una volta che abbiamo veramente tanta roba e riusciamo a piazzare veramente tante cose sul campo di battaglia, facciamo il nostro bello e che animerà i nostri incantesimi, i nostri artefatti, e spaccheremo tutti. Degli upgrade economici, innanzitutto vi propongo un mana, un qualcosa che vi dà mana, quindi Fanatico di Ronas sicuramente, perché dà un mana di base, un 1-4 costo 2, quindi vi aiuta anche i primi turni a non a tenere il board, ma con ferocia, quindi se controlliamo una creatura con forza 4 superiore, quando lo tappiamo dà 4 mana, quindi potenzialmente magari fate un turno con Bello, lui animerà qualcosa in sul campo di battaglia, diventerà un 4-4, lui fa 4 mana e facciamo qualcosa. The Mindstone and the Weakstone è sicuramente una carta ottima per questo mazzo, sicuramente perché è ultra flessibile, è incolore. O peschiamo 2 o facciamo -5/-5 a qualcosa, quindi veramente, veramente una carta ottima. Poi Nature's Will, vi spiegherò bene perché. Perché possiamo fare infiniti combat, perché ogni volta che una nostra creatura fa danno al combattimento a un giocatore, tappiamo tutte le terre che controlla quel giocatore lì e stappiamo le nostre. Con Aggravated Assault, che è questo incantesimo a costo 3, tappando 5 possiamo stappare tutte le creature che controlliamo, fare un'altra main phase, fare un'altra combat phase, e quindi rifare tutto, no? Quindi di attaccare, ristappare le terre, tappare 5, fare l'abilità di Aggravated Assault e fare Infinity Combat. Quindi questo è una piccola combo che tra l'altro sono pure carte che adesso sono super economiche, ritrovabilissime in quanto sono state appena stampate poco tempo fa in Wilds of Eldraine. Bene, passiamo agli upgrade, quelli costosi, quelli che potrebbero essere impegnativi per qualcuno. Io vi consiglio sicuramente The Immortal Sun, questa carta che innanzitutto spegne tutti i Planeswalker. Nel nostro mantenimento, quando dobbiamo pescare, peschiamo una carta in più. Le magie ci costano una in meno, le creature diventano pure più forti. Quindi questa ottima carta, incolore e animabile tra l'altro. L'anellino, per un mazzo dove anima ciò che costa 4 più è perfetto, poi ci fa pescare,
Quindi questa purtroppo è una evergreen, ma in questo mazzo diciamo che può anche essere abbastanza sinergico. E infine Kimild Inner Sun, che innanzitutto tutte le magie che controlliamo non possono essere neutralizzate, cosa che non è che fa così schifo in Commander. Ma all'inizio della nostra fase finale possiamo fare Discover 5, ovvero esiliare dalla cima del nostro mazzo finché non esiliamo una magia non terra che costa 5 meno. Quindi ottimo per fare vantaggio, e poi anch'essa con bello diventa una creaturina. Passiamo al secondo deck. Questo deck, secondo me, io l'avevo un po' sottovalutato, perché probabilmente è il mazzo più politico di tutti, perché io lo chiamo un po' il mazzo dei grandi abbracci. Offerta di pace. Il comandante principale è Mrs. Blumberflower, un 1-5 costo 4, di cui 3 specifici, 1 verde, 1 bianco, 1 blu, e il comandante alternativo è Mr. Foxglove, che a me assomiglia, per me assomiglia un sacco a Robin Hood della Disney. E Mr. Bumbleflower, come effetti, cioè cautela, è un coniglio leggendario. Ogni volta che lanciamo una magia, un avversario bersaglio pesca una carta. Mettiamo un segnalino +1/+1 su una creatura bersaglio. Quella creatura guadagnerà volare fino a fine del turno. Ma se è la seconda volta che abbiamo fatto questa abilità, peschiamo due noi. Quindi molto carino il fatto di dare vantaggio anche agli altri, e molto carino il fatto che una certa dà vantaggio a noi. Mentre il Mr. Foxglove, che è fantastico, favoloso, bellissimo, lifelink 3-5, è una volpe invece, e ogni volta che attacca peschiamo carte pari al numero di carte che ha in mano il giocatore che sta difendendo meno il numero di carte che ha in mano, quindi semplicemente la differenza tra la nostra mano e la sua mano. Se non abbiamo pescato, possiamo mettere una creatura dalla nostra mano sul campo di battaglia, così bam, bellissimo, bam bam. È un po' carino, no? Ruba i ricchi per dare ai poveri, che siamo noi. È proprio un Robin Hood. Carte chiave. Beh, la strategia di base è dare qualcosa a tutti, essere magari quello al tavolo più meno odiato, perché noi diamo regali a tutti quanti, ma nel dare regali anche agli altri cerchiamo di fare cose anche noi, no? Di base abbiamo Yorrael, che quando peschiamo la nostra seconda carta del turno facciamo un 2-2, cosa che non è male. Abbiamo il coniglietto, che può pescare tutti quanti. E abbiamo il Forgotten Ancient, che ogni volta che un giocatore lancia una magia, mettiamo un segnalino +1/+1 sopra, un segnalino +1/+1, poi il nostro mantenimento si sposta. Abbiamo un sacco di carte che fanno cose con i segnalini +1/+1. E quindi cerchiamo di fare il nostro, dai. Magari appoggiamo le nostre cose, facciamo pescare tutti. È una certa, boom, li sbattiamo a casa. Gli upgrade economici sono sicuramente l'Idyllic Tutor per trovare quello che ci serve, Arcane Denial, che anche questa è una carta che fa pescare gli altri. Sicuramente si può mettere anche Narset Partner of Veins, così gli altri non pescano. E poi c'è Questing Peldgriff, che io vi ho messo questa versione qua perché mi piace un sacco il disegno, che è di un Secret Layer e fa un po' ridere. E anche questo ci fa fare delle combo. Quando abbiamo tutte queste tre carte sul campo di battaglia, ci basta avere un Elfo di Llanowar sul campo di battaglia per noi, un qualcosa che ci dà un mana verde, una creatura. E praticamente il Sutur Priest è un 1-1 costo 2 che ci dice che ogni volta che un'altra creatura entra sul campo di battaglia sotto il nostro controllo, guadagniamo una vita. Ogni volta che una creatura entra sul campo di battaglia sul controllo dell'avversario, l'avversario perde una vita. Abbiamo Intruder Alarm, che è un incantesimo, che dice che le creature non stappano durante il loro stap normale, la fase di stap, ma ogni volta che un'altra creatura entra su campo di battaglia, sappiamo tutte le creature. Perché scomba con questo ippopotamo? Perché ippopotamo, per dire, 4-4 costo 4, ha 3 abilità. Col mana verde possiamo dare +1/+1 a lui fino alla fine del turno, e l'avversario mette in campo un 1-1.
col bianco lui guadagna protezione da nero e da rosso, alla fine del turno guadagniamo due vite, e col blu lui prende volare e possiamo far pescare un avversario. Ma la cosa interessante, che tra l'altro già così di base è molto sinergico per il nostro mazzo, ma col fatto di dare un 1-1 all'avversario facciamo perdere una vita, si ristappano le nostre creature, magari con l'elfo di Lianuar gli diamo un mana, gli facciamo fare questa cosa qua, ristappiamo le nostre creature, il nostro elfo di Lianuar si stappa e facciamo così infiniti danni a un avversario. Quindi è molto 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 carino, è una bella combo, difficile da piazzare, però sono tutte carte che secondo me sono abbastanza pure sinergiche, quindi potenzialmente a turno 4 scombiamo, ragazzi, a turno 4 si scomba questo mazzo qua, quindi bellissimo, bellissimo. Parliamo di upgrade costosi. Innanzitutto la Sfinge Consacrata è sicuramente una carta top per questo mazzo, perché ogni volta che la versione pesca noi ne peschiamo due. Enlighted Tutor, altra carta che ci permette di trovare le carte dal mazzo e mettercele in mano, in cima al mazzo, scusate. E Smothering Tide, perché ogni volta che l'avversario pescherà una carta dovrà pagare due in più, se no facciamo un bel tesorino. Partiamo col terzo mazzo, il mazzo della famiglia, la famiglia che conta. Zinnia Valley's Voice, 1-3 costo 3, colori Jeskai, quindi blu, rosso, bianco. Volare, lui prende più X più 0, dove X è il numero delle altre creature che controlliamo con forza 1. Le creature che controlliamo hanno tutte offspring, quindi tutte le creature che lanciamo possiamo pagare 2 in più e creare una copia di loro che sia un 1-1. Il comandante alternativo è Arthur Manigold Knight, 4-5 costa 5 con rapidità, e ogni volta che lui e almeno un'altra creatura attacca possiamo guardare le prime 6 carte del nostro grimorio. Possiamo mettere una di queste creature sul campo di battaglia tappato attaccante e il resto in fondo al mazzo. Carino, è una piccola winota, è un winota un po' più grande, un po' scritto un po' meglio in realtà di winota, sono due strategie diverse, però di base dobbiamo cercare di fare più creature possibili e nostre creature soprattutto di farle piccole e arrabbiate. L'instigator l'abbiamo già visto, ogni volta che una creatura entra sotto il nostro controllo facciamo un danno a ogni avversario, la possiamo fare con offspring, quindi possono entrare due alla volta. Pollywog Prodigy è quella che si diventa sempre più grande, è una certa, ogni volta che l'avversario lancia una magia a una creatura che costa meno della sua forza, noi pischiamo una carta, quindi carta ottima con Evolve, perché ogni volta che una creatura entra sul campo di battaglia sotto il nostro controllo, se è più forte di lui, mettiamo un segnalino più uno più uno. Poi c'è l'elmo, che sapete anche voi, fa delle porcate assurde, può copiare e fare cose. Upgrade economici. Queste carte in realtà, a una certa, alcune di queste valevano molto. Gli upgrade economici io ritengo carte sotto i 10 euro. Abbiamo sicuramente Imperial Recruiter, che ci permette di recuperare le carte e creature che vogliamo dal nostro mazzo e prendercele in mano. Abbiamo Cloudstone Curio, che poi vi spiego perché. E Angelic Aberration, perché è una carta che quando entra sul campo di battaglia possiamo sacrificare un numero che vogliamo di creature con forza o costituzione 1 o meno e creare altrettanti 4-4 Eldrazi volanti con cautela. Quindi facciamo un sacco di nostre creaturine piccoline e quando facciamo lei diventano tutte quante dei 4-4. Molto carino. Infiniti ETB. Con Cloudstone Curio e Cloud of Fairies possiamo fare infiniti entra-esci dal campo di battaglia. Entra-esci, perché facciamo Cloud of Fairies, stappiamo le terre, ritappiamo due, la rimbalziamo in mano e così via, lo possiamo fare veramente tante volte. Upgrade costosi, sono tutte carte bianche, scusate, però sono sicuramente Delny, questo 2-2 costo 3, che le creature che controlliamo con forza 2 o meno non possono essere bloccate dalle creature con forza 3 o più, ma soprattutto le abilità delle creature che controlliamo che costano 2 o meno si innescano una volta in più.
Non male, non male. Anointed Procession, se un effetto ci fa creare un token, ne creiamo il doppio. E Mondrak, che sicuramente è una super staple di questi tipi di mazzi qua. Se uno o più token devono essere creati, ne creiamo il doppio. E poi fa anche cose, se sacrifichiamo due artefatti o creature diventa indistruttibile. Molto, molto buono. Ultimo mazzo, ve l'ho lasciato per ultimo perché questo qua è il mazzo più carino, secondo me, con degli scoiattoli, schiere di scoiattoli, con due comandanti. Quello principale è sicuramente Hazel, che dà anche il volto alla copertina del mazzo, e praticamente è un 3-5 che costa 4, con due mana specifici, uno nero e uno verde. Possiamo pagare due vite, tappare X token stappati e aggiungere X mana. All'inizio della nostra fase finale, se possiamo creare un token copia di un altro token. Se invece abbiamo copiato un token scoiattolo, ne creiamo due. Scoiattoli, infiniti scoiattoli. Il comandante alternativo è un 5-5 costo 5, con minacciare, travolgere, raggiungere. E tutti i scoiattoli che controlliamo hanno questa abilità che se vengono tappati, un scoiattolo bersaglio prende +2/+2 e travolgere fino alla fine del turno. Ogni volta che uno o più scoiattoli che controlliamo fa danno al combattimento a un giocatore, peschiamo una carta, quindi molto molto lineare. Carte chiave e strategia di base mi sembra molto semplice, fare più scoiattoli possibili, e c'è Chatterfang dentro il mazzo, quindi c'è pure dentro uno scoiattolo forte che anche lui stesso può essere un comandante, con passaforeste, 3-3, costo 3. Se uno o più token devono essere creati, possiamo creare altrettanti scoiattoli. Inoltre, se pagando un nero, sacrifichiamo X scoiattoli, una creatura bersaglio prende +X/+X. Molto molto carino. Hazel Brew Master, 3-4 agosto 4, minacciare. Questo è quando entra sul campo di battaglia, possiamo esiliare una carta dal cimitero e creare un food token. I food token che controlliamo hanno tutte le abilità delle carte esiliate in questa maniera, che è carina. E poi c'è la spada Sword of the Squeak, che prende la creatura equipaggiata prende +1/+1 per ogni creatura che controlliamo che è a forza o costituzione 1. Ogni volta che un criceto, topo, ratto o scoiattolo entrano, quindi un roditore entra sul campo di battaglia, possiamo attaccarlo senza pagare il suo costo di equipaggiamento. Upgrade economici, sicuramente il Nat Collector, questo 1-1 che costa 6, che innanzitutto ogni mantenimento ci fa fare uno scoiattolo, ma poi con soglia tutti i nostri scoiattoli prendono +2/+2. Così, facile con soglia, quindi avere 7 o più carte nel nostro cimitero. Abbiamo Valley Rotcaller, che è una carta proprio di Bloomburrow, 1-3 a costo 2, minacciare, ogni volta che attacca ogni avversario perde X vite e noi guadagniamo X vite, dove X è il numero di scoiattoli o ratti o lucertole o pipistrelli che controlliamo, quindi molto sinergico. E poi sicuramente Scoriok 1-2 costa 3 con Evolve, ogni volta che uno +1/+1 sono messi su Scoriok possiamo creare uno scoiattolo 1-1, molto semplice. Upgrade costosi. Sicuramente ci serve roba per darci mana, quindi double in season. Sicuramente ci serve roba per far triggerare gli effetti più volte, Parallel Leaves. E sicuramente ci serve qualcosa per capitalizzare nel momento in cui abbiamo veramente tanti tanti scoiattoli, ovvero il Crater of Behemoth, che quando entra, famosissimo, rapidità, costo 8, 5-5, con dentro sul campo di battaglia, le creature che controlliamo prendono +X/+X, dove X è il numero delle creature che controlliamo. Quindi questa è la nostra finisher per eccellenza. Bene ragazzi, questo video
Bene ragazzi, questo video finisce qua, spero che vi sia piaciuto questo tipo di video, mettete like, commentate, iscrivetevi al canale, ditemi la vostra, cosa ne pensate, cosa non ne pensate, se ho fatto errori, e siate costruttivi, aiutatemi a migliorare, che adesso è road to 20.000.